E finalmente, dopo anni, mi sono convinto a comprare la prima friggitrice ad aria smart della Proscenic. Adesso apriremo il pacco. Tac. Con una mano sola è difficile. Manuale, istruzioni. Andiamo qua. Scartavetriamo tutto. Guardate che bella che è. Guardate che bella, cestello grande, c'entra un pollo, 5 litri e mezzo. E adesso lo andremo a testare. Il cestello è in metallo, cosa importantissima, ed è lavabile in lavastoviglie. Facciamo il primo test, ovviamente con cosa? La cosa più classica del mondo, le patate congelate. In questo caso a spicchi, quindi faremo il primo test classico. Estendiamo bene, guardate che bello largo il cestello, quante patate ci stanno, e andiamo ad azionare la macchina. Per ora non abbiamo ancora collegato il wifi, comunque vediamo la funzione patatine, si illumina, clicchiamoci su, basta andare sul play e si aziona la macchina. A metà cottura apriamo, diamo una girata alle patate. Rimettiamo in cottura. Comunque il design è anche molto bello, a me piace. Timer scattato e patatine direi perfette. Adesso vi farò vedere anche un po' com'è l'app. Sembra buona, adesso le assaggiamo. Devo dire che le patatine sono venute molto croccanti. Adesso faremo anche due verdurine, vediamo come se la cava con le verdure. Le andiamo a tagliare, a condire e a mettere nella friggitrice ad aria. Le verdure le ho tagliate in maniera molto spartana, grossolana, come potete vedere. Ci aggiungo prezzemolo, un mio mix di rosmarino, coriandolo, un po' di tutto, di tutto un po'. Ne metto abbondante, sale e pangrattato, abbondante pangrattato. Poi gli metterò l'olio, olio evo, e andrò a mischiarle per benino, abbondate con l'olio, perché dobbiamo avere l'effetto fritto. Le ho riposte nel cestello, vedete è molto grande, quindi ce ne sono entrati un bel po'. Adesso andremo ad accendere la macchina. Come vi farò vedere in sovraimpressione, con l'app si trovano molte ricette. Sto inquadrando Alexa perché il dispositivo si collega con Alexa. Le zucchine sono all'interno, melanzane zucchine. Se noi diciamo ad Alexa, ad esempio, vi faccio vedere. Alexa, accendi T21. Vedete? Si accende. Alexa, play T21. Quindi il dispositivo si accende alla temperatura preimpostata per i minuti preimpostati dall'app. Che dire infine della nostra friggitrice ad aria Proscenic? Mi perdonerete perché ieri non sono riuscito, mi è finita la memoria, non sono riuscito a filmarvi le verdurine, ma vi assicuro che sono venute buonissime, croccanti. Le ha mangiate anche il bambino, le abbiamo mangiate tutti ed erano veramente fantastiche. Ma non vi preoccupate perché con questo giocattolino faremo tantissimi di quei video che vi stancherete a vederli. Quest'inverno sicuramente, prossimo autunno, prossimo inverno sicuramente ci divertiremo un sacco. Io ho provato già qualche ricettina, ma non voglio svelarvi niente. Ho provato a fare le patate da crudo a spicchi e sono venute meravigliose. Come al solito vi ricordo che gli oggetti che vi faccio vedere, compresa tutti gli oggetti della mia cucina, ad esempio abbiamo, vedete, tutti gli oggetti che sono stati acquistati da voi, mi avete scritto nei commenti, grazie perché ci hai dato un consiglio prezioso. KitchenAid, il frullatore da 1200 watt della Philips, abbiamo l'apparecchietto per fare adesso estate, per fare gli smoothie, per fare il caffè alla greca e presto vi farò vedere una ricetta. Abbiamo la caffettiera lì dietro
fantasmagorica, non consumiamo molto perché ci mettiamo il caffè in polvere ed è meravigliosa. Tutti gli oggetti li troverete, i link degli oggetti qui in descrizione. Io vi saluto e vi invito ad utilizzare la friggitrice ad aria, perché la cucina è sana, salutare e soprattutto economica, perché rispetto ad un forno si riscalda molto prima e cucina molto prima le vivande. Alla prossima puntata di Rimedi e Ricette Divini. Ciao!